Buongiorno a tutti e buona quarta domenica di Quaresima. Anche oggi proverò a dare spazio alla parola di Dio che la liturgia ci propone e in particolar modo al capitolo 9 di San Giovanni che descrive la guarigione del cieco nato. Un brano molto bello che vi invito a leggere ed è ricco di spunti per la riflessione. Che cosa dice in sintesi questo racconto? Vi è quest'uomo, cieco dalla nascita, che un giorno viene raggiunto da Gesù, il quale lo vede. Tra i due si crea un'intesa, si accolgono, non si sfidano, l'uomo cieco si fida di Gesù, viene guarito. Questo però crea delle difficoltà per i suoi contemporanei, i quali fanno fatica ad accettare che lui possa essere guarito perché è sempre stato cieco. Per i farisei poi diventa una minaccia, capirai, guarito il giorno di sabato. Per i genitori invece diventa un problema perché hanno paura del giudizio della gente. E quindi non lo riconoscono. L'uomo, ormai guarito, arriva alla fine a professare la sua fede in Gesù e dire: Io credo, tu sei Dio. Che cosa può dirci questo racconto di oggi? Ma mi ha sempre stupito come, nella nostra esperienza, ci siano degli incontri che ti trasformano la vita, ma che un po' però ti isolano. Se ci pensiamo, questo è normale, perché quando io concentro la mia attenzione in una relazione, è chiaro che le altre relazioni diventano secondarie, passano in secondo piano, si trasformano. Prendiamo per esempio i fidanzati, quando si concentra l'attenzione su di loro, tra di loro, le altre relazioni passano ovviamente in secondo piano. Non è possibile pensare di mantenere lo stesso livello di relazione con tutti è una pia illusione. Il guaio qual è? È che a volte questo non viene capito dalle persone che è accanto. Comunque, l'obiettivo di Gesù in questo racconto è quello di condurre quest'uomo a vedere. Ma a vedere che cosa? A vedere Gesù stesso, a vedere Gesù come luce del mondo. È un percorso per quell'uomo di graduale scoperta. Ma la cosa paradossale è che più scopre, più diventa solo. I suoi contemporanei non accettano che lui sia guarito, per i farisei è una minaccia, lo cacciano, i genitori non lo riconoscono, non lo riconoscono. Diventa scomodo ed è brutto essere scomodi. Tutti sappiamo quanto noi cerchiamo il consenso degli altri. Cosa non facciamo per avere un parere positivo, un buon giudizio da parte degli altri? È brutto essere scomodi. Comunque Gesù alla fine rincontra quest'uomo, ormai ex cieco, e quest'uomo si rende conto che il suo percorso lo ha portato a fare un incontro che non ha eguali. Lo ha portato a incontrare Gesù, luce del mondo. E lui arriva a fare la sua professione di fede e dice: Io credo. Quindi questo percorso è essenzialmente un percorso di fede, di fede. Tutti noi abbiamo fatto in questi giorni l'esperienza di sentirci scomodi, sembra quasi che il mondo non ci voglia. L'esperienza di sentirci soli, e penso soprattutto a chi è stato solo dal momento della morte in un ospedale senza avere qualche parente accanto, oppure penso a chi sta male in questo momento e quanto vorrebbe avere qualcuno vicino. Pensiamo anche a tutto il personale sanitario che si sarà forse sentito solo perché non sa da che parte andare, quale terapia adottare. O pensiamo ai familiari che sono a casa e che aspettano una telefonata, ore interminabili. Ecco, dicevo, l'esperienza della solitudine ci fa paura, ma facciamo un'altra riflessione. Quando io lascio spazio affinché una persona entri nella mia vita e diventi significativa, a me non interessa più cosa pensano gli altri, cosa pensa il mondo. Non mi sento più scomodo per il mondo. Perché? Perché ho fatto l'esperienza che questa relazione ha riempito la mia vita. Per cui questo racconto potrebbe dirci oggi di lasciare spazio affinché Gesù riempie la nostra o le nostre solitudini. Buona domenica a tutti.